Preside Paradiso, una scuola molto attiva, un argomento che ci sta molto a cuore, quello della violenza di genere e della violenza sulle donne. Mercoledì sarà la giornata internazionale e è un problema che riguarda l'intera società, ma la scuola può fare molto. Ci racconta cosa state facendo? Sì, buongiorno, grazie. Allora, sì, la scuola penso sia fondamentale in questa fase della formazione delle coscienze. Io credo moltissimo nell'educazione di genere, che deve partire dalle famiglie e deve essere poi completata nella scuola. La scuola ha un ruolo fondamentale in questo e lo può fare non soltanto attraverso il suo impegno curriculare, ma soprattutto per le attività extracurriculari, per quelli che noi comunemente chiamiamo progetti e che affondano proprio le radici in profondità nella formazione delle coscienze dei ragazzi. E questa è una scuola che si è sempre adoperata a favore della diffusione e della sensibilizzazione dei giovani a questa tematica, non soltanto diciamo nelle canoniche giornate internazionali come quella del 25 novembre, quella dell'8 marzo, ma ogni occasione è stata ritenuta valida per raggiungere l'obiettivo. Posso fare un esempio, per esempio nel 2015 attraverso un concorso La tua idea di impresa, per esempio, che era per quanto riguarda lanciato dalla Confindustria, i ragazzi hanno deciso di lavorare su un paio di orecchini di colore rosso collegati al cellulare, capaci di localizzare la posizione della persona che li indossava, che fosse in difficoltà. Quindi da un percorso di alternanza scuola-lavoro, da un discorso che sembrava forse lontano dall'idea della violenza, i ragazzi hanno tirato fuori questa loro idea geniale. Quindi, l'attenzione alla violenza di genere può essere veramente trovata in diverse, diciamo, occasioni. Sono tanti anche gli incontri, naturalmente, con esperti. Noi qui abbiamo diciamo, dei centri antiviolenza, possiamo sapere anche dei premi, per esempio Roberta Lanzino, la cui mamma è assessore qui al Comune di Cosenza, che sancisce sempre dei concorsi, i ragazzi partecipano con molta sensibilità. Lo scorso anno, per esempio, sempre nell'ambito di alternanza scuola-lavoro, i ragazzi hanno realizzato un'app verso la caserma dei carabinieri di Cosenza, dove era stata allestita ed è stata allestita dal Soroptimist, dal Club Soroptimist, di cui ero presidente, la stanza per favorire la denuncia. E i ragazzi hanno colto questa occasione per realizzare un'app sul cellulare che favorisse, ecco, la partecipazione, come dire, il collegamento di eventuali casi di pericolo direttamente con la stanza. Quindi il problema è veramente sociale, qualcosa che i ragazzi sentono, e ho anche scoperto nella mia, diciamo, esperienza di dirigente che è proprio la presenza, il rapporto con le forze dell'ordine, anche in occasioni non proprio prettamente formali, e aprono, favoriscono, ecco, l'apertura dei ragazzi e quindi anche la fiducia e la possibilità di sapere che c'è la possibilità di trovare una soluzione. Senta, Preside, dicevamo un problema annoso che in realtà spesso finisce anche sulle cronache, no? E c'è una questione a volte di linguaggio e soprattutto un aspetto, che la questione non è femminile ma è anche e soprattutto maschile. Certo, per questo io parlavo dell'educazione di genere, perché bisogna partire davvero da lontano. A volte anche determinati gesti che noi mamme inconsapevolmente possiamo fare possono creare dei dubbi sull'eventuale, ecco, parità. Anche il discorso di parlare dei diritti dell'uomo, sarebbe bene parlare dei diritti umani, perché la differenza di genere purtroppo è pesante. E quindi bisogna lavorare moltissimo a scuola, cioè è qui effettivamente dove si forma la coscienza dei futuri cittadini che bisogna insistere per quella che è un'equa, ecco, considerazione del genere umano tutto.
Benissimo, se dovesse mandare mercoledì un messaggio diretto alle ragazze e ai ragazzi, oggi nel 2020 dove siamo anche in una situazione molto difficile, dove i dati purtroppo ci dicono che anche la violenza domestica è aumentata considerevolmente, che cosa direbbe loro? Io direi ai ragazzi tutti di volersi più profondamente bene, di avere più stima delle loro capacità, delle loro potenzialità. In ognuno di noi ci sono sempre delle forze inconsce che pensiamo di non avere, e di fidarsi delle persone giuste, soprattutto le ragazze in, diciamo, in questa fase adolescenziale, che spesso confondono il corteggiamento con che quasi sfiora lo stalking, quasi come innamoramento. Le persone che sottovalutano dei gesti, come dire, di aggressività come forme di gelosia positiva, oddio, ci tiene tanto a me per questo che lo fa. Ecco, bisogna stare attenti a queste piccole cose, perché da qui poi vengono fuori quelli che sono i grandi problemi. E quindi qua effettivamente è importante la collaborazione con l'educazione e con la famiglia, perché le può sembrare strano, ma a volte certi atteggiamenti sembrano quasi giustificati. È quasi ovvio vedere il papà seduto sul divano perché è stanco, perché è tornato da lavorare, e la mamma ugualmente stanca che torna da lavorare, che invece si dà da fare in cucina. E sono dei messaggi che arrivano ai bimbi, arrivano agli adolescenti, arrivano poi alle future donne. Quindi c'è tanto da fare. Ancora siamo davvero lontani da alcuni obiettivi, però secondo me siamo sulla strada giusta. L'importante è che ognuno veramente creda profondamente nelle proprie capacità, e soprattutto le donne, che per la sensibilità che ci contraddistingue, per il dono della maternità che è unico, e quindi da qui la sensibilità, secondo me possiamo fare davvero tanto in questa direzione.